Buon pomeriggio e buon mercoledì 3 marzo 2021, quasi intorno alle 14:30 di registrazione di questo video. Parliamo, come di consueto, di mercoledì di Impact Wrestling, la puntata della notte scorsa, ed inoltre parliamo anche del Festival di Sanremo e della sua prima serata. Partiamo da Impact Wrestling, dove per la puntata, l'ultima puntata andata in onda in America, abbiamo avuto il match a 3 per decretare il primo sfidante al titolo X Division, che come sapete è paragonabile più o meno al titolo intercontinentale degli Stati Uniti della WWE, contesa che ha visto protagonisti Black Taurus, Chris Bay e Ace Austin. Diciamo che dopo un assist, una scorrettezza di Madman Fulton nei confronti di Chris Bay ha favorito la vittoria di Ace Austin, che quindi andrà ad affrontare per l'opportunità titolata l'attuale detentore del titolo X Division, ovvero TJP. Poi abbiamo avuto Daniel Dashwood contro Havoc, anche qui per quanto riguarda chi assiste uno dei due contendenti a volte gioca un ruolo davvero importante, ciò che più o meno anche qui è successo ovviamente in favore di Tenille Dashwood, che ha battuto Havoc, e praticamente quindi piano piano si avvicina sempre di più. Ricordiamo, non di questa settimana, dalla prossima ancora, l'evento speciale di Impact Plus Sacrifice 2021. Il match a 8, un po' diciamo di asse, ovvero tra i primi 4, parliamo di The Good Brothers e Finn Juice, Finlay e Jesse Robinson contro la tripla XL Reina Shum. A vincere è vero, sono stati i Good Brothers insieme ai Finn Juice, però diciamo che non se le sono mandate a dire i Good Brothers e i Finn Juice. Poi abbiamo avuto Eddie Edwards contro Brian Myers con arbitro speciale Matt Cardona. Ricordiamo che Brian Myers e Matt Cardona sono stati due talenti del recente passato della WWE, magari, come ripeto spesse volte, forse Matt Cardona al secolo Zack Ryder un pochino meglio rispetto a Brian Myers, in WWE invece Kurt Hawkins. Una contesa che dobbiamo dire la verità viene ad un certo punto interrotta perché Matt Cardona, l'arbitro speciale, vede una sorta di scorrettezza da parte di Brian Myers e quindi per squalifica vince Eddie Edwards. Poi abbiamo avuto Jordan Grace contro Deonna Purrazzo. In questa contesa poi c'è stato anche un parapiglio tra ODP e le altre, ODP che insomma è una delle prossime sfidanti del repertorio femminile di Impact Wrestling. Match tra Grace e Purrazzo, vinto praticamente dalla Purrazzo, e quindi si accende sempre di più l'atmosfera, che adesso quindi andiamo ad indicare quelli che sono attualmente i match in programma per questo evento speciale di Impact Plus Sacrifice 2021. Ricordiamo che si svolgerà praticamente tra una decina di giorni, sabato 13 marzo 2021. Al momento abbiamo Rick Swann vs Moose, match 1 contro 1 per il titolo mondiale di Impact detenuto da Rick Swann.
Le Fire in Flava, Kira Hogan e Tasha Steelz difenderanno le cinture di coppie femminili contro Jordynne Grace e Jax. TJP affronterà e difenderà il titolo X Division contro Ace Austin, che ricordiamo è assistito da Madman Falcon, quindi insomma attenzione ovviamente per quanto riguarda il TJP. Poi la quarta sfida è i The Good Brothers, Doc Gallows e Karl Anderson, che difenderanno i titoli di mondiali di coppia maschili contro Finn Juice, David Finlay e Juice Robinson, due talenti della New Japan Pro Wrestling. Al momento chiude la carrellata delle sfide il quinto combattimento, che vedrà protagonista la campionessa femminile Donna Purrazzo contro la maestosa soprattutto del davanzale, appunto, ODB, che se ne vanta anche di questa sua caratteristica bella preponderante. È ovvio però che ci sono altri scenari che potrebbero allargare comunque la card, come Sami Callihan. D'altronde insomma ci sono ancora due puntate di Impact e tutto può succedere. Bene, detto questo, passiamo, come ho detto all'inizio, al Festival di Sanremo. Festival di Sanremo che si è aperto ieri con la prima serata, esibizione per quanto riguarda i campioni dei 13 dei 26 campioni, anche esibizione dei 4 degli 8 artisti delle nuove proposte giovani, con la percentuale di votazione della giuria demoscopica 33%, sala stampa 33%, pubblico tramite televoto 34%. Ovviamente Harrison di Sanremo vuota ad eccezione dei protagonisti. Allora, per quanto riguarda, iniziamo dalle nuove proposte. Abbiamo avuto Gaudiano col brano Polvere da Sparo, che insieme a Folcast con la canzone Scopriti hanno passato il turno e quindi sono andati alle semifinali, che si svolgeranno venerdì sera insieme poi alla finalissima. Eliminati purtroppo Elena Faggi con la canzone Che ne so e a Vincola con Gol. Per quanto riguarda i campioni big, abbiamo avuto in ordine Arisa con Potevi fare di più, con la Pesce di Martino Musica Leggerissima, Aiello con Ora, Francesca Michelin e Fedez con Chiamami per nome, Max Gazzè e la Triflo Perazina Monsteri Band Il Farmacista, Noemi con Glicine, Madame con Voce, i Maneskin con Zitti e Buoni, Gemon Momento Perfetto, Coma Cose Fiamme negli Occhi, Annalisa Dici, Francesco Renga Quando Trovo Te, Fasma Parlami. In ordine, primo posto per Annalisa, secondo posto per Noemi, terzo posto per Fasma, quarto posto la Michelin e Fedez, poi quinto posto Francesco Renga, sesto posto Arisa, settimo posto i Maneskin, ottavo posto Max Gazzè e la Triflo Perazina Monsteri Band, nono posto con la Pesce di Martino, decimo posto Coma Cose, undicesimo posto Madame, dodicesimo posto Gemon, tredicesimo posto Aiello. Co-conduttrice Matilda De Angelis, ospiti Diodato, con ricordo della canzone vincitrice del festival dell'anno scorso Fai Rumore, poi Fino a farci scomparire, Che vita meravigliosa,
Zlatan Ibrahimovic, Alessia Bonar, Loredana Bertè, il mare d'inverno dedicato, non sono una signora se bellissima e figlia di Achille Lauro, solo noi nel quadro glam rock, banda musicale della Polizia di Stato con Olga Zagarova e Stefano Di Battista, tango argentino e Como una cabeza. Per quanto riguarda questa sera, la seconda serata, avremo dei big campioni, Orietta Berti con Quando ti sei innamorato, la rappresentante di lista con Amar, lo stato sociale Combat Pop, Bugo e invece sì, Gaia Cuore Amaro, Willy Peyote Mai dire mai la locura, Malika Ian Ti piace così, Fulminacci Santa Marinella, Extra Liscio featuring Davide Toffolo, Bianca Luce Nera, Erma Almeida, Un milione di cose da dirti, Gioeva Namica, Irama, La genesi del tuo colore, Random Torno a te. Per le nuove proposte avremo Vrongon Yu, Lezioni di volo, Greta Zuccoli, Ogni cosa sa di te, Davide Shorty, Regina Della, Io sono Luca. Ospiti confermato Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro con Claudio Santamaria e Francesca Barra, Negramaro, Il Volo, Gigi D'Alessio, Cristiana Girelli, Laura Pausini, scusate, con Io sei Sein, Gigliola Cinguetti, Fausto Leali, Marcella Bella, Alex Schwarzer. E chiudendo, in definitiva, andiamo a raccontare per quanto riguarda i dati dell'audience audit al Festival di Sanremo, prima serata che non supera se stesso, 46,4% di share, invece nel 2020 oltre 12 milioni e 51,2%. Perché allora, prima serata ieri 11 milioni, invece appunto come abbiamo detto nel 2020 12 milioni di telespettatori. Per quanto riguarda la media 8.363.000 telespettatori con 46,6%, l'anno scorso 52,2% con oltre 10 milioni. Era dal 2008 che non scendeva sotto i 10 milioni per la gara. Annalisa guida la classifica dei big, a seguire Noemi e Fasma, stasera gli altri 13 gli altri 12, scusate, incertezza su Irama. Bene, per questo video è davvero tutto, quindi che dire, buon proseguimento di settimana e buon proseguimento di Sanremo ai protagonisti. E a noi che un po' di qua, un po' di là, magari lo stiamo gustando, lo stiamo vedendo. Buon pomeriggio, noi ci vediamo alle prossime occasioni. Sapete dove trovarmi, o qui su YouTube, su Facebook, profilo o paginetta. Grazie per l'attenzione e me dole la coccia. Frecate, ciao!